Ciao da Goccia, rieccoci ad Out of the Box. Oggi andiamo a parlare di questo giochillo che è C-Stiff, un gioco di Donk Sully della Jolly Tinkers, dove saremo dei topini e dovremo trovare quale tra di noi, il topino sveglio di notte, che si è fregato il formaggio. Ma andiamo a vedere come funziona. Il setup è molto semplice. Ogni verrà messo il formaggino, che è una spugnettina in mezzo al tavolo, equidistante da tutti. A un giocatore viene dato un bicchierino e un dado. Mette il dado dentro, gli dà una bella razzolata e poi dopo se lo mette così. Poi verranno date queste carte in base a quanti giocatori saranno. Ci sarà sempre il topino sveglio e gli altri sonnacchiosi, come si può ben vedere da questi. Poi c'è una piccola variante con questo dopo qua, ma ve lo vado a raccontare dopo. Quindi mettiamo caso, come in questo caso 5, ci sarà sempre questo, e 4 topini sonnacchiosi o dormiglioni. Fatto questo, mescolatina, mescolatina, ta 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 ta, e diamo una carta a ciascun giocatore che se l'andrà a guardare in segreto insieme al risultato del dado. Quindi se ci saranno i sonnacchiosi, giro per motivi di praticità, se riesco a girare la carta, e il topotto sveglio. Una volta fatto questo, tutti i giocatori dovranno chiudere gli occhi e verrà scandito da un giocatore che sarà denominato il master, chiamiamolo così, se no c'è anche un'applicazione, ma è un po' lenta perché ogni scandita dura 10 secondi. Verrà data la possibilità di aprire gli occhi ai giocatori. In quale modo? Il master o l'app partiranno dall'una di notte, perché sarà chiamata la fase notte, e tutti i giocatori che hanno l'uno apriranno gli occhi e si guarderanno. Se, e questo verrà fatto dall'uno a 6, giustamente il dado ha 6 facce, verrà fatto in questo modo. Il topino rubacchiotto sveglio, quando toccherà al suo turno, dovrà per forza di cose prendere il formaggio e nasconderlo da qualche parte, in modo che non venga trovato ovunque, ovviamente senza farsi notare dai movimenti, perché gli altri avranno gli occhi chiusi. E questo è le regole base. Se i topini sonnacchiosi aprono gli occhi, se un topino sonnacchioso è da solo, può guardare il bicchiere di un altro topo, indipendentemente da. Lo alza, guarda il numero e lo richiude. Se invece ci sono più topi sonnacchiosi svegli, semplicemente si guardano in faccia e non possono, si fanno un bel sorrisino e finisce lì, non possono fare nulla. E queste sono le regole base, perché in base al numero di giocatori ci saranno alcune piccole modifiche. Per esempio, in 5 giocatori, se il topo sveglio è insieme a un topo sonnacchioso, si svegliano nello stesso momento, il topo sonnacchioso diventerà il suo complice. Se ci dovessero essere topo sveglio e anche due o più topi sonnacchiosi, dormiglione, via, topi che dormono, che si svegliano quando viene chiamato dal master, il topo ladro dovrà scegliere uno di due che sarà il suo seguace. Ovviamente gli altri topi non possono guardare i bicchieri dell'altro. Invece, in 6 giocatori, alla fine della sesta ora, il topo sveglio, che ha rubato il formaggio, dovrà scegliere un seguace. Tutti quanti metteranno le mani in questo modo e toccherà semplicemente il topo che dorme, e quello sarà il suo seguace. Invece, in 7 giocatori, praticamente verranno allungate sempre le mani come in 6 giocatori. Il topo sveglio toccherà le mani di due persone che saranno i seguaci e poi richiuderà gli occhi. I due a cui sono state toccate le mani apriranno gli occhi e si vedranno. Quindi il topo sveglio, che ha rubato il formaggio, saprà chi sono i due, ma i due non sapranno chi è il topo che ha rubato il formaggio. In 8 giocatori invece verrà fatta la stessa cosa, solo che i due seguaci che vengono scelti sanno chi è il topo che ha rubato, perché rimarranno tutti quanti con gli occhi aperti, questi 3 giocatori. Fatto questo, tutti richiudono gli occhi e viene detto: la notte è finita, e tutti riaprono gli occhi. Viene dato un tempo, 5-10 minuti, dove ci sarà la discussione, e quindi andranno a fare illazioni varie per poter trovare chi è che ha rubato il formaggio. Ovviamente chi ha rubato il formaggio non si deve far beccare. I seguaci dovranno dar man forte a
chiarupato il formaggio ovviamente senza farlo peccare e così via. Poi, quando è scaduto il tempo, si vota, quindi si punta il dito verso chi si pensa sia il ladro di formaggio. Se chi becca più voti è il ladro di formaggio, ovviamente viene beccato e perde. Se invece non è lui che si becca più voti, vince e vincono anche i seguaci. Invece, in quattro giocatori, avranno sempre le fasi dette prima, ma ogni giocatore avrà due dadi. I topi che dormono sceglieranno solamente uno dei due risultati che hanno, e invece il topo che dovrà rubare il formaggio potrà aprire gli occhi in entrambe le ore. Ovviamente, se c'è solamente un risultato, aprirà gli occhi in quel modo. Però i topi che dormono, in questo caso, non potranno guardare i bicchieri degli altri giocatori. L'ultima carta da spiegare è questa qua. Praticamente una sorta di rinnegato di Beng, per capirsi. Se questa carta viene messa in gioco, e di solito si inserisce ovviamente con 6-8 giocatori, il suo scopo è quello di venire accusato al posto di chi ha rubato il formaggio. Se viene accusato e riceve più voti di tutti, vince la partita. Questo accade anche se lui dovesse essere scelto come seguace del topo che ruba e riceve più voti, quindi vince sempre e solo da solo. Vi piacciono i giochi come Avalon, The Resistance, quelli dove ruolo nascosto, scoprire chi è, sapere e tramare, giustificarsi, difendersi? Ecco, questo è il gioco che fa veramente per voi. La cosa bella è tutto viene svolto in un unico secco round. 5-10 minuti, uno si imposta il tempo che vuole per la discussione finale e la ringa finale, e dopodiché si vota. Punto. Non te devi portare avanti 3.000 missioni. Vabbè, in Avalon si sa, in base ai giocatori ti fa quelle missioni. Qua invece ce n'è una, quindi volendo uno si può fare anche più partite. È un gioco che, nonostante sia di 3 anni fa, è saltato fuori a Essen. Dan Parker l'ha tirato fuori dal cilindro dicendo: c'è questo gioco. E ovviamente, come fai a esimerti ad avere un gioco così veloce e semplice? Ci sono difetti? L'unico difetto che può avere è che la scatola è un po' grandina per i bicchieri che ci sono e quattro dadi, ma va premiata veramente l'idea. La cosa scomoda sono quei bicchieri che, se non li incastri bene, non rientrano nella scatola. Vedete, un po' spessa, però vanno incastrati per bene, è la cosa che rompe un po' di più le scatole nel gioco. Per il resto è un gioco che si fa da sé, non c'è nulla da dire per le meccaniche e altro. Carte fatte bene, i materiali sono giusti, che gli vuoi dire? Quello che è la spugnettina a forma di formaggio è il tocco di grazia. Vabbè, detto questo, vi rimando al prossimo Out of the Box, come sempre a tutto il social della Tana, e se siete in dubbio sapete come giocare.